Bene, riprendiamo seconda parte della trasmissione. Vede, sono un bellissimo fiore, vicino a questo fiore lanciamo la nostra consueta rubrica di Arte e Natura con Emilio Lorusso, vediamo. Sinforicarpo. Quanti di noi hanno visto questa pianta? Beh, sicuramente non molti, perché è una pianta che cresce nelle zone dove fa veramente freddo e nel periodo invernale abbiamo questi grappoli di bacche, possono essere bianche, possono essere rosa, possono essere anche fucsia. E la bellezza è proprio sono questi grappoli, appartiene alla famiglia delle caprifogliaceae, e chiaramente vive nelle zone dell'America, dell'Asia e ora l'abbiamo anche dalle nostre parti. La coltivazione non è tanto difficile perché ama una temperatura fredda, chiaramente la possiamo tenere anche in montagna e possiamo utilizzarla anche come siepe, chiaramente in questi periodi vale a dire da settembre fino a tutta gennaio avremo questa fioritura di bacche, chiaramente piena, estesa, dove in montagna addirittura ci sono gli uccelli e gli animali che si cibano di queste bacche, chiaramente molto nocive per l'uomo, ma per gli animali sono fonte di vita nel periodo dove c'è molta ma molta neve. Possiamo dire che la tecnica culturale per questa pianta ha bisogno di un terreno ben drenato e ha bisogno di un terreno a base di sabbia e di argilla, in maniera tale da poter dare questi grappoli belli pieni di bacche, e in più ha bisogno anche dello stallatico come concime organico per queste piante. Ha la malattia che può colpire questa pianta è la cocciniglia, quindi cerchiamo di utilizzare subito gli insetticidi per poter distruggere questa malattia e per poter dare sempre di più un rigoglioso frutto a questa pianta. È una pianta a foglia caduca e chiaramente dobbiamo tenere presente che è un arbusto che può arrivare anche ai 2 metri di altezza. Ma come possiamo utilizzare queste belle bacche per poter utilizzarle in un centro tavolo, una composizione o addirittura in un bouquet da sposa? Quest'oggi realizziamo veramente un bouquet da sposa perché questi nei periodi invernali vengono utilizzati sia per quanto riguarda le coroncine per dicembre, sia per quanto riguarda i centro tavola che si trovano in matrimoni nel mese di dicembre, oppure dei bouquet da sposa. E con me ho una struttura a forma di conchiglia dove andrò a realizzare un bouquet da sposa. Ricordiamoci sempre quello che abbiamo detto in precedenza, cioè nelle puntate scorse, che i bouquet da sposa devono essere un accessorio che deve riguardare tipicamente l'abito della sposa. Chiaramente, visto che ci troviamo con una conchiglia in mano, un abito dovrebbe essere un abito a sirenetta, che deve richiamare lo stile proprio della sirenetta per poter dargli poi un bouquet adeguato allo stile dell'abito. Incominciamo a inserire, qui ho defogliato chiaramente tutte le foglie alla pianta di Sinforicaptus in maniera tale da avere proprio le bacche, da poter utilizzare chiaramente solo le bacche senza le foglie per poter inquadrare ancora meglio questi frutti meravigliosi. A motivo del tempo abbiamo già inserito la spugna in questa base, abbiamo inserito anche queste radici di pianta delle palme. Ricordiamoci sempre che il tessuto anche dell'abito della sposa deve essere adeguato alle strutture che andiamo a utilizzare per quanto riguarda i bouquet, perché sono elementi importanti per l'inserimento sia dei fiori, che quindi il carattere dei fiori, sia per quanto riguarda la base che utilizziamo. In questo caso non abbiamo costruita proprio la base, ma l'abbiamo trovata così questa conchiglia, e quindi ci è venuta subito l'idea di poter realizzare un bouquet per un abito a sirenetta. Abbiamo bisogno anche del fondo del mare, quindi un po' di acqua con l'azzurro dell'idrangea. È stata inferettata in maniera tale da poter entrare subito nella spugna, perché sennò si spezza subito lo stilo dell'idrangea. E vedete come questo azzurrino richiama subito l'aspetto del mare. Inseriamo l'ultimo ramo come coreografia. E adesso inseriamo anche le stelle
marine per dare quell'effetto finale e il vostro bouquet è pronto e si chiama Le perle dell'amore. In tema di vendemmia, la vendemmia 2013, siamo venuti a Cellino San Marco per vedere come sta andando la vendemmia, soprattutto dei rossi, dopo che si è conclusa positivamente quella dei bianchi. E naturalmente vogliamo darvi uno spaccato complessivo, partendo dalla campagna per arrivare poi alla fine all'imbottigliamento e alla degustazione dei vini prodotti dalla cantina Due Palme. Vediamo il servizio. Vendemmia 2013 alla cantina Due Palme, qui stanno vinificando l'uva nera, quindi siamo sul rosso, ovviamente c'è stata già nelle settimane scorse il discorso del bianco. Così, in linea generale, Presidente, come stiamo come quantità e come grado alcolico? Allora, ti posso dire che le uve bianche già raccolte, circa 20.000 quintali, abbiamo fatto una produzione molto bella con più 20%, e con un grado zuccherino abbastanza buono, ma più che grado zuccherino abbiamo avuto soprattutto un'acidità totale, un pH ideale, meraviglioso, un equilibrio bellissimo. Abbiamo degli aromi straordinari che non avevamo ormai da tanti anni. E adesso abbiamo iniziato da lunedì le uve rosse, abbiamo una qualità buona anche a livello di uve rosse, vediamo. E noi appunto vediamo la qualità, vediamo un altro ceppo, stiamo vendemmiando il Negramaro, grappolo molto bello, spargolo, acini piccolini, perché in presenza di acini piccolini noi vediamo soprattutto polifenoli ed antociani molto, molto, molto belli. Abbiamo addirittura la passola, eccola qui, qui c'è la passola. Passola significa concentrazione di zuccheri veramente molto belli, quindi siamo in presenza di un'annata, se il tempo permettendo, che possiamo definire a 5 stelle. Ecco, noi stiamo in una zona che è Guagnano, no? Mi pare che questa zona fa parte del comune di Guagnano. Diciamo, qui solo Negramaro abbiamo? Qui normalmente siamo in un alberello che ha minimo 60 anni e normalmente i nostri avi mettevano a dimora il Negramaro insieme alla Malvasia Nera e anche il Susumaniello, che rappresentano i nostri vitigni autoctoni. Primitivo andava per sé, ma il Negramaro normalmente veniva messo a dimora insieme al Susumaniello e alla Malvasia Nera. Quindi naturalmente ha questa maggioranza in quantità il Negramaro. 70-80% in un ettaro lo troviamo di Negramaro, è preeminente. Tra l'altro siamo qui nella zona del Salice Salentino, no? Guagnano, Salice, Campi, poi abbiamo San Pancrazio, Cellino, San Marco e Sandona, ci siamo nel cuore del Salice Salentino DOC. Quale tipo di problematiche avete affrontato in questa campagna, in questa vendemmia che si sta chiudendo in questo periodo? C'è stato nel 2013 problematiche varie oppure? Abbiamo iniziato nel mese di marzo-aprile con delle riserve idriche, delle piogge, quindi si presentava alquanto difficile l'annata sotto l'aspetto agronomico e fitosanitario. Poi grazie a Dio le giornate belle fatte nel mese di aprile e maggio, abbiamo fatto degli interventi abbastanza più assidui sino al mese di giugno, ma poi si sono messe le tramontane belle per cui abbiamo assistito ad una maturazione delle uve perfette. Quindi solite problematiche agronomiche, tecniche, della normale campagna, oppure si è aggiunta qualche cosa di diverso? Ci sono stati dei voli accavallati anche di tignoletta, però non ci hanno destato problemi perché
e tu sai che siamo sempre allerti attraverso le trappole, ma anche la confusione sessuale. Noi facciamo il metodo della confusione sessuale, per cui non abbiamo avuto grossi problemi con la tignoletta. Ecco, possiamo fare una brevissima panoramica sulla zona. La zona com'è andata al di là della Due Palme? Un passaggio per capire se nel Brindisino e nelle Cese adiacente, diciamo così, ci sono delle problematiche quantitative o qualitative, no? Oppure allora, se tutta oramai è omogenea. Diciamo che in linea di massima all'80%, tranne qualche grandinata che c'è stata nel Brindisino e nelle Cese. Grandinate intelligenti, io le chiamo, quelle avvenute a giugno, i primi di giugno, quando arrivano queste grandinate a giugno, che l'acino appena formatosi è piccolino e viene colpito, quello spazio viene occupato dagli altri acini, ecco perché dico e hanno la possibilità di allargarsi, bravo, e quindi delle fasce sono state. Quindi diciamo che tutta la zona è abbastanza omogenea. Tutta la zona è abbastanza omogenea e per cui io ho ipotizzato un 20% di prodotto in più, e quindi siamo lì nella media, sempre che il Padre Eterno ci possa aiutare con le belle giornate. Ecco, questo è un ceppo invece diverso dal Negramaldi che stiamo parlando. È una Malvasia nera, e infatti la nostra abitudine dei nostri viticoltori era quella di mettere insieme al Negramaro e la Malvasia nera è il coso. C'è un motivo? Ma la Malvasia nera perché riesce a dare fragranza e aromi diversi dal Negramaro, il Susumaniello perché è l'acino più piccolo, è molto ricco di polifenoli ed antociani, per cui si riusciva alla fine con quel 30% fra Malvasia nera e Susumaniello ad avere un vino più aromatico ma molto più ricco di colore. Ecco, questa vendemmia 2013 secondo lei come potrà essere ricordata? Perché ogni vendemmia ha una sua storia, giusto? E allora dico, di che questa qui invece da che cosa può essere ricordata? Ti rispondo subito, sto controllando il vinacciolo perché in modo empirico per vedere se c'è una maturazione o meno le uve rosse è quello di controllare il vinacciolo. Quando il vinacciolo è marrò è arrivata la maturazione fenolica. Questo facevano i nostri antichi ed è sempre valido. È sempre valido. Noi possiamo ricordare questa vendemmia, ripeto, ottima e straordinaria per i bianchi, e questo inizio invece di vendemmia delle uve rosse, che sono uve sanissime, molto molto belle. Se dovesse continuare per altri 15 giorni, tempo in cui riusciamo a completare la raccolta di queste uve, lo ricorderemo come un'annata a 5 stelle. Passando invece al discorso del mercato, come sta in generale il mercato a livello nazionale e internazionale? Diciamo a livello mondiale il vino italiano sta crescendo moltissimo, soprattutto in Asia si sta facendo spazio a danno dei vini francesi che sono molto molto più costosi e stanno apprezzando moltissimo l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei nostri vini, l'Asia soprattutto. E la crisi purtroppo ha colpito l'Italia, e i consumi in Italia sono diminuiti del 2%, diminuiscono ogni anno sempre di più. E speriamo bene che passi questa crisi, perché se non passa questa crisi anche il nostro settore dei consumi italiani viene colpito, già colpito e perdurerà. Ci salviamo per l'estero, ci salviamo grazie all'estero. Ma non tutti però vanno sull'estero, diciamo, sta crescendo la fase, però quando parliamo di Stati Uniti per esempio, tanto per capirci, sono sì e no una decina le aziende che possono dire di esportare negli Stati Uniti, che peraltro è
difficile per una piccola cantina, se non è aggregata soprattutto, poter fare quei passi. E questo è un problema ormai annoso e problematico che da anni esiste, questo, no? Il fatto di mettersi insieme. Noi lo abbiamo capito 25 anni fa, quando abbiamo iniziato, 25 anni fa è nata la cantina. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato le fusioni per incorporazione, abbiamo capito che da soli non potevamo arrivare dove siamo arrivati oggi. Quindi posso dire che sono stato lungimirante, perché quando abbiamo iniziato a fare la prima fusione il consiglio non era d'accordo con me, ero l'unico a crederci, e ti ricordi perfettamente. Erano perplessi, volevano chiudersi a Riccio, non erano d'accordo ad allargare la massa sociale, ma a raddoppiare soprattutto i quantitativi, perché forse avevano ragione e dicevano: questa ricchezza, se noi la distribuiamo al doppio delle persone, ci tocca la metà. Io però gli facevo capire che una maggiore massa critica ci dà la possibilità di collocarci su mercati diversi, quindi ho avuto ragione. Quanti milioni di bottiglie stiamo nel bottigliato della Due Palle, che avete messo un impianto di bottigliamento più grande, più veloce e quant'altro. Attualmente, in un'annata, in una campagna, in una vendemmia, quante bottiglie producete? Noi siamo a circa 10 milioni di bottiglie e c'è in progetto un ampliamento a livello organico per andare a reperire un commerciale di altissima esperienza, e ci sono delle rivoluzioni all'interno di Cantina Due Palme, rivoluzioni a 360 gradi, ci sono ricambi generazionali in atto, anche perché lo sai che io sono arrivato a 70 anni, per cui un po' di riposo è necessario, indispensabile. Diciamo che in quest'anno, prima di chiudersi, ci saranno un po' di rivoluzioni in atto. Rivoluzioni nel senso buono, attenzione. Rivoluzioni tese soltanto a migliorare quello che può essere il rapporto, per cercare di andare sempre avanti, perché è giusto che Cantina Due Palme non si deve fermare, assolutamente, deve guardare sempre avanti e deve raggiungere sempre nuovi obiettivi. Come sta andando questa campagna 2013? Ma direi che meglio di così non poteva andare, un inizio scoppiettante, è stato per i bianchi straordinario, abbiamo avuto quantità e qualità e acidità soprattutto per i bianchi, con un grado anche molto elevato, e è iniziata da una settimana anche straordinaria per i rossi. Ci aspettavamo qualcosa in meno sul primitivo, invece non è stato così. Del resto poi seguiamo le curve di maturazione, come voi ben sapete, quindi eravamo più o meno coscienti della situazione, che era ottimale. Il primitivo ha una quantità in più, quindi c'è un grado in meno quest'anno, però la qualità è buona, ottima, straordinaria. Ecco, diciamo che comunque ci sono stati anche degli eventi calamitosi, sì, atmosferici. Diciamo, sì, diciamo che una piccola zona di 150 ettari qui proprio nella zona di Cellina è stata colpita dalla grandine, con dei danni anche interessanti proprio un giorno prima della raccolta, tanto è vero abbiamo dato la precedenza a loro per introitarli subito. Fortunatamente ci ha preso una piccola fascia che rappresenta appena il 2%, e poi comunque siamo riusciti a eravamo sotto vendemmia, quindi a 2 giorni dall'inizio della vendemmia siamo riusciti a tirarla tutta via, quindi senza tante conseguenze negative dal punto di vista della qualità, perché l'uva non ce l'ha fatta deteriorarsi, il grado è stato anche abbastanza buono. Ecco, la differenza fra il grado dell'alberello e il grado della spalliera. Sì, questo è l'aspetto strano di quest'anno, che riscontriamo, ma già dall'inizio, l'avevamo già detto anche in assemblea, un grado babbo di circa 1,5 grado inferiore sull'alberello e 1,5 grado superiore sulle spalliere. Non l'abbiamo capito, il fenomeno che si è verificato per la prima volta quest'anno, dove solitamente, storicamente, l'alberello dà una maggiore qualità con un maggior grado, quest'anno l'effetto è il contrario, cioè abbiamo una situazione ribaltata, le spalliere hanno quasi 1,5 grado in più, lo notiamo proprio in questi ultimi giorni che facciamo anche la statistica del conferito tra la differenza tra l'alberello e la spalliera. Comunque per le cantine Due Palme l'alberello rimane sempre il riferimento maggiore. Sì, anche perché
abbiamo quasi 500 ettari di alberelli dove otteniamo il nostro famosissimo Selva Rossa, quindi riusciamo a ottenere una produzione molto importante. Poi l'altro aspetto, diciamo, che incuriosisce quest'anno è il primitivo. Noi abbiamo avuto fondamentalmente uno schiacciamento delle maturazioni, tutto concentrato in un periodo, tanto è vero abbiamo aperto lunedì a tutte quante le varietà di vitigni perché erano quasi tutte mature. Gli altri anni invece abbiamo avuto la possibilità di lavorare il primitivo, abbiamo iniziato con lo Chardonnay, poi il primitivo, poi il Negramaro ad alberello. Quest'anno invece è tutto concentrato, è tutto maturo in maniera direi perfetta, e se ci accompagnano le giornate buone tireremo via tantissima produzione di eccellente qualità. Ecco, vedete, questi sono gli dispenser per la confusione sessuale, e a proposito di trattamenti e di difesa integrata, vediamo il nostro dottor Lacone cosa ci consiglia questa settimana. Un cordiale saluto a tutti, come sempre difesa delle piante. Per quanto riguarda gli agrumi c'è il solito problema della cocciniglia rossaforte e poi della mosca della frutta. Ne abbiamo parlato, torno a ripetere, per la mosca della frutta, per quelle colture, che, per le primizie, cioè le precoci, che sono già in fase di invaiatura, ci può essere l'attacco della mosca della frutta. Allora bisogna trattarla e cercare di adoperare metodi di adulticidi, cioè di prevenzione, che abbiano un breve periodo di carenza in maniera da poter rispettare rigorosamente il punto di carenza dei prodotti che si adoperano. Questo vale anche per la rossaforte, quindi bisogna mettere nel proprio campo almeno una trappola attrattiva per capire che popolazione c'è e poi poter intervenire. Oppure guardare una certa quantità di frutta, se ci sono presenze sulla frutta bisogna intervenire. Per quanto riguarda l'olivo, gli unici problemi che si possono avere adesso come insetti, come fitofagi, è la cocciniglia e mezzo grano di pepe. Quelli che non hanno fatto trattamento hanno questo problema, cioè si anneriscono poi le piante. Bisogna fare il monitoraggio, cioè capire che popolazione c'è nel proprio oliveto e se le neanide sono tutte fuoriuscite. È l'ultima possibilità per fare il trattamento ed eliminarla. Per quanto riguarda la mosca invece sembra la necessità di mettere una trappola attrattiva, ma non è tanto importante sapere quanta mosca c'è, piuttosto bisogna monitorare la presenza delle punture sulle olive, quindi prendere una certa quantità di olive, un centinaio di olive a caso fra gli oliveti che vi interessano per varietà oltretutto, e esaminarle. Se su queste 100 olive ce ne sono almeno 10 con puntura fertile della mosca, cioè con uovo sotto la puntura oppure con larva filiforme o anche larve di una certa anche di seconda età, si giustifica il trattamento, quindi dal 10 al 15%, diciamo anche 15, anche 20%, quando l'infestazione attiva è rappresentata soltanto da punture con uovo sotto e gallerie filiforme appena iniziate. Allora può essere valido perché questo non è ancora danno. Quindi ovviamente se ci sono problemi di malattie fungine come la cercosporiosi e il cicloconio bisogna aggiungere anche questo prodotto, sempre potendo rispettare il periodo di carenza dei prodotti che si adoperano. Per quanto riguarda i fruttiferi c'è ancora, c'è del pesco qualcosa, ma penso che di trattamento non se ne parli più, oppure se ci sono ancora frutta da raccogliere oltre il periodo di carenza dei prodotti che dobbiamo adoperare si può ancora intervenire. Sempre per la mosca della frutta che attacca un po' tutti i fruttiferi in fase di maturazione, quindi bisogna stare molto attenti. Per quanto riguarda la vite, direi che c'è dell'attacco di oidio, specialmente sull'uva da tavola, sui rachidi dell'uva da tavola, ma anche sull'uva da vino, cioè può esserci qualche attacco sul rachide. Allora se si deve raccogliere a lungo tempo è necessario fare delle solforazioni, sono sufficienti delle solforazioni. La stessa cosa vale contro la peronospora, se c'è peronospora e se il tempo favorisce questo fungo bisogna intervenire. La stessa cosa è con la tignoletta, se c'è ancora
se c'è ancora larve in attività bisogna intervenire, ma ripeto, il problema è sempre la più probabile data di raccolta e poter rispettare il periodo di carenza. Per quanto riguarda i retaggi ce ne sono tanti, state molto attenti a quelli che portate in campagna per i nuovi impianti, fatelo certificare, quindi rivolgetevi a ditte che vi possono certificare e garantire la merce che portate in campagna. Una volta portate in campagna, fare il monitoraggio, cioè osservare se ci sono problemi, intervenire rispettando il periodo di carenza. Grazie per l'attenzione e arrivederci la prossima settimana. Allora, ritengo che sia tutto anche per questa puntata, vi abbiamo parlato di tantissime cose, spero siano state di vostro gradimento e nel ringraziarvi vi do appuntamento alla prossima per un'altra puntata di AgriSud. Grazie e arrivederci.